dell'Amiga Collection. E sono stata indecisa fino all'ultimo di come suddividere, diciamo, questa parte, visto che comunque la parte viso è terminata e stiamo arrivando alla parte degli occhi, che è strapiena, e quindi non sapevo sinceramente proprio da dove iniziare. E ho deciso oggi di parlarvi dei miei matitoni e ombretti in crema. Ho deciso di metterli insieme perché non sono tantissimi, visto che non è una tipologia di prodotto che onestamente mi fa impazzire, cioè preferisco molto molto di più i classici ombretti in polvere o i minerali. Infatti per gli ombretti in polvere sarà un po' difficile perché penso di dividerlo in due video perché cioè in un video solo verrebbe tipo un'ora di video, non mi sembra il caso. E quindi oggi appunto vi parlerò dei miei matitoni e ombretti in crema. Partiamo dai matitoni. E parto dai più famosi, insomma, che sono i Long Lasting Stick Eyeshadow della Kiko. Io ne ho due e partiamo da questo, che è il numero 07, che è questo beige dorato, che ora vi faccio vedere. Come sapete, sono questi matitoni a punta automatica, che sono morbidissimi e perfetti per fare look molto veloci. Questo è fra i miei colori preferiti perché è un beige dorato molto bello. Abbasso un po' la luce in modo che riusciate a vederlo perché sennò gli spara flash. E è davvero molto bello, come vedete, con un po' di luce quanta luce dà. E l'unica pecca di questo ombretto, e tra l'altro l'avete visto nel video Back to School, magari vi lascio qui il link, è che appunto è davvero bello, ma appena lo si va a sfumare, perde brillantini e li lascia davvero dappertutto. Quindi va un attimino, cioè bisogna stare un attimino attenti. Io questo lo uso soprattutto come base ombretto, ad esempio come l'ho usato nel video, o per creare punti luce. Però appunto è veramente bello, ma anche quando vi andate a struccare vi ritrovate i brillantini pure nel naso, quindi è un po' una pecca. Però sono davvero degli ombretti a lunga tenuta che non vanno nelle pieghette sia da soli che tamponati sopra con un ombretto in polvere, quindi comunque diciamo il mio voto per lui è 7. Altro suo fratellino, questo qui, che è il numero 12, che ha un colore completamente diverso, come vedete. Ed è questo azzurro, che preferisco nettamente all'altro, più che altro per la sua texture, perché è completamente opaco, come vedete. Ed essendo opaco lo riesco anche ad utilizzare in altri modi, ad esempio con il pennello se prelevo del prodotto lo uso come liner o anche così semplicemente con il matitone lo metto nella rimentina dell'occhio, non mi dà assolutamente fastidio e mi dura tantissimo, quindi cioè, comunque questa cosa non lo potrei fare con l'altro perché nella rima dell'occhio non mi azzarderei a metterlo visto che perde tutti questi brillantini, invece questo è questo bellissimo azzurro completamente matte. È davvero molto molto bello, sono morbidissimi, questo è cremosissimo e infatti a questo mi sento di dargli 8. Altri matitoni sempre della Kiko sono gli Smoky Look Eyeshadow, che se non ricordo male è un'edizione limitata che fino a quest'estate ancora erano in offerta. Io li ho acquistati se non sbaglio a Natale scorso e allora ne ho due. Questo è il numero 02. Questi sono carini rispetto all'altro, anche perché dietro hanno lo sfumino per poter sfumare appunto il matitone, ma sono meno morbidi e scorrevoli, diciamo. Questo è un bellissimo color salmone, che tra l'altro oggi ce l'ho come base con l'ombretto che ho sopra. Infatti anche quando semplicemente lo swatcho sento che è meno scorrevole e un pochino più duretto rispetto agli altri. È questo bellissimo colore rosato, tendente al salmone, e anche una punta di arancio all'interno, che è davvero molto bello, anche esteso semplicemente da solo su tutta la palpebra,
e mascara dà un look veloce ma molto molto carino. Lo uso spesso anche sotto l'attaccatura delle ciglia, nella rima interna per lo sguardo e quindi diciamo è molto versatile. E a lui do voto 7. E adoro e anche il suo fratellino che è il numero 08. Che ha un colore completamente diverso perché è questo bellissimo color petrolio. È completamente opaco. Se vedete brillantini intorno, sono i brillantini del long lasting di prima che cominciano a spargersi per la mia mano. Ed è appunto quest'ultimo colore, che ha un bellissimo color petrolio. È davvero bellissimo questo, adoro metterlo nella rima interna dell'occhio. E o farci la riga di eyeliner, sono i due modi sinceramente come lo uso di più perché mi piace davvero moltissimo e anche a lui do voto 7. Diciamo do un voto minore rispetto agli altri long lasting appunto perché sono meno scorrevoli e meno morbidi, però a quanto riguarda la tenuta sono comunque buonissimi. Altro matitone Kiko, che non è proprio un matitone, forse rientra più fra gli ombretti in crema, boh. È questo, lo Smoky Eyeshadow Waterproof. Allora, questo è un ombretto gel resistente all'acqua. Il colore e l'ombretto in sé è molto bello, ma io odio follemente il suo applicatore, che è questo pennellino piatto, inutile. E tra l'altro anche la consistenza dell'ombretto non è fra le migliori. Infatti, onestamente, non lo uso spesso. E è questo ombretto qua sotto, come vedete, è molto acquoso, che se vado a sfumare prende davvero un colore molto molto bello. Ma risulta molto difficile da struccare e soprattutto da lavorare, a meno che non lo si lavora con le dita. Però rimane sempre questo effetto un po' bagnatino, proprio perché forse è un ombretto in gel, cioè forse è questo l'intento, però a me non fa impazzire. Infatti la maggior parte delle volte questo lo utilizzo prelevando il prodotto con il pennellino d'eyeliner e magari ci faccio una linea d'eyeliner, anche se avendo questa consistenza in gel, appena poi vado, non so mai, a muovere l'occhio, mi si stampa sopra la palpebra, quindi una cosa un po' che odio. E infatti a lui do voto 5. Peccato perché comunque il colore, come vedete, rimane davvero molto bello. Poi ho un matitone della Wycon, si chiama XXL Pencil Eyeshadow. Non penso si legga perché è scritto con il bianco sul rosa chiaro, geniali. Ed è il numero 02. Ecco, qui ho bisogno di voi, perché? Allora, è questo matitone. Ma io ho un problema, come faccio a girarlo? Cioè, come faccio a far uscire piumina? Io ho provato a girare da qui, ma giuro che non ci riesco. Vorrei capire se qualcuno ce l'ha, come cavolo si fa, o se è tipo il mio difettoso. Non lo so, fatemelo sapere questa cosa perché non lo sto utilizzando più di tanto perché ho paura che poi finirà la mina. E poi che faccio? Però ho provato di tutto. Comunque, è un matitone bellissimo tra l'altro perché è questo rosa chiaro, molto molto luminoso, che utilizzo tanto soprattutto quando ho fretta su tutta la palpebra e su tutto quanto l'occhio appunto, e metto mascara se mi va a matita e sto tipo a posto. E è anche perfetto come base ombretto, si sfuma molto bene e rimane comunque anche sfumato un bel colore pieno. Però appunto vorrei capire questa cosa. Non l'ho usato tante volte proprio per questo motivo che vi dicevo, ma comunque mi sento di dargli 7. Poi ho un matitone Elf. Che si chiama Jumbo Eyeshadow Stick ed è questo matitone qui, anche qui la scritta dubito si veda,
ed è il numero D34, se questo è il numero. Allora, il colore è davvero bellissimo, perché è questo bellissimo beige dorato. Cioè, come vedete, è davvero molto bello. Ma una volta che lo si va a sfumare sull'occhio, praticamente non si vede più e per di più si va a infilare nelle pieghette. Quindi, diciamo, penso sia la cosa più odiosa che può succedere con i matitoni o ombretti in crema. E quindi, diciamo che la sua funzione è diventata quella di illuminante, perché come vedete, una volta sfumato è davvero quasi impercettibile. E quindi spesso lo uso come illuminante nell'arcata. E se dovessi dargli un voto per quanto appunto riguarda la sua funzione da matitone, sarebbe senz'altro 4. Come illuminante non è male, insomma. Altri due matitoni sono presi, cioè sono di una marca che non si vede più perché si è cancellata, e li ho presi da un cinese, in un negozietto di cinesi. Ora è tantissimo che non compro più nei negozi cinesi perché ho letto troppe cose che mi hanno fatto passare la voglia. Allora, un matitone, i colori sono bellissimi. Questo è questo bellissimo blu, che come vedete è davvero un bellissimo colore. È satinato ma non ha brillantini all'interno. E l'altro è un colore molto particolare perché è un verde acido. Sono morbidissimi, eccoli qui. Ma allora, se messi su tutto l'occhio, vanno a infilarsi nelle pieghette il tempo di uno starnuto, tipo. Se messi nella rima interna, colano da morire dopo 2 secondi e quindi non li riesco mai ad utilizzare un granché. Peccato perché comunque, al di là che sono dei cinesi, sono dei colori molto belli e particolari, soprattutto il verde mi piace tantissimo perché è davvero un colore molto particolare. E quindi il mio voto per loro è 4. Passiamo adesso agli ombretti in crema. Di questi ne ho davvero pochi perché tra i due preferisco i matitoni e non gli ombretti in crema. Sarà perché la maggior parte delle volte ho sempre preso ciofeche. E allora, il primo che vi voglio far vedere è questo ombretto duo della Elf, che come vedete è anche molto molto consumato, soprattutto la parte più chiara. Questo qui si chiama Duo Shadow Cream, non so se lo leggete, e il numero onestamente non ve lo so dire. Allora, la parte più chiara è composta da questo beigiolino rosato, davvero molto bello, che sulla mano non si nota quasi per nulla, infatti non si vede proprio. E io questo l'ho usato tantissimo, infatti si vede, come base ombretto. E poi l'altra parte più scura è un marroncino che una volta sfumato rimane molto molto bello, eccolo qui. E è veramente un bel duo e vi dirò che anche la durata non è affatto male, specialmente per il colore più scuro che uso spesso nella piaga dell'occhio. Comunque viene pochissimo questo ombretto, se non sbaglio neanche 2 euro, e non è male, non va a finire nelle pieghette, soprattutto se tamponato con un ombretto sopra, parlo soprattutto della parte più chiara, ed è comunque un buon ombretto in crema a cui do voto 6. Altro ombretto in crema è della Essence ed è, e questi penso l'avete visti tantissimi, sono gli Stay All Day. Questo è lo 02 Glammy Ghost 2, che apparentemente è un colore bellissimo, perché come vedete è questo bellissimo color oro, ma a parte il fatto che da quando ce l'ho si è indurito tantissimo. Era tipo cremosissimo, adesso è tipo duro, cioè non so se lo notate questa cosa. E poi, a parte il fatto che essendo duro è diventato difficile da prelevare, il colore è questo,
che come vedete è un bellissimo color oro, che è duro anche da swatchare. È un colore appunto davvero molto bello e luminoso, cioè con la luce spara flash da troppo. Eccolo qua. Cioè, così vedete senza luce già cioè quanto sia luminoso. A parte il fatto appunto che è duro da stendere, lo è sulla mano, figuratevi sull'occhio. Oltretutto, in tempo 10 secondi entra tutto nelle pieghette e fa quell'effetto cartapesta sull'occhio. Boh, non lo so, è un effetto davvero bruttissimo. Penso che questo per un giorno farà una brutta fine e finirà nel cestino. Perché tra l'altro non so come utilizzarlo, perché cioè, guarda, cioè non so se si vede dalla video, mi ha già tipo evidenziato anche tutte le pieghette della mano. Cioè, no, è una cosa allucinante. Quindi questo secondo me voto 4. Peccato perché il colore era davvero molto bello. Poi un altro ombretto della Essence è questo qui della collezione limitata Wave Goddess ed è il numero 04 Life is better when you're surf. Un nome un po' più corto, no? Ed è un colore bellissimo perché è questo rosa con una punta di arancia all'interno. È un colore molto bello per ora perché comunque ce l'ho da un mesetto, è ancora molto morbido. Questo è il colore e ora lo andiamo a swatchare. Allora, a me mi piace molto soprattutto per il colore, che come vedete è questo rosino pieno 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 di brillantini. Ah, questo in confronto a quello tipo a Long Lasting di Essence è pieno zeppo di brillantini. Madonna che sparaflash che fa questo. È pieno zeppo di brillantini, ma non li va a perdere troppo in giro. E secondo me questa è una cosa molto positiva. E io ho letto tutte le recensioni negative di questo, ma secondo me non è affatto così male. Nel senso che messo da solo, non ha questa durata eccessiva, ha una durata di circa 4-5 ore, 4 ore. Se tamponato anche sopra con un ombretto non aumenta di chissà che e dopo queste diciamo 4 ore circa va a infilarsi nelle pieghette. Io ho letto di gente che dopo tipo manco 2 ore già stava nelle pieghette. A me per fortuna non ha fatto questo effetto, non lo so. Però comunque non mi fa impazzire perché sinceramente lo pensavo un colore un pochino più carico. Però secondo me per un effetto luminoso e veloce soprattutto da fare è carino e gli do voto 6. Ultimo ombretto in crema e l'ho lasciato per ultimo perché è quello che preferisco di più e che mi ha fatto ricredere sugli ombretti in crema praticamente. È il Color Tattoo della Maybelline, che è il numero 40 Permanent Taupe. È stupendo. È questo color tortora, completamente opaco. Questo dice, si chiamano Color Tattoo e 24 ore, ma io dico che non esagerano perché ha una durata pazzesca. Questo ad esempio è già duretto di suo nel senso, però una volta che poi lo si va a stendere rimane davvero molto molto cremoso, cioè nel senso non è duro da stendere come quello di Essence ed è questo colore qui. E come vedete rimane completamente opaco. L'ho provato in un sacco di modi, mi piace tantissimo. E diciamo che il suo uso preferito è nella piega dell'occhio perché dà molta definizione e fa proprio un bel effetto. Ma l'ho provato anche per trucchi veloci su tutta la palpebra e mi piace davvero tantissimo perché non va assolutamente nelle pieghette e non fa effetti strani sull'occhio, anche se non tamponato con un ombretto rimane così perfetto intatto com'è fino a che non lo si strucca. E a lui do voto 8. E niente ragazzi, questi erano i miei matitoni
ombretti in crema. So che non erano tantissimi, però ci tenevo comunque a farveli vedere. Fatemi sapere qual è, diciamo, il vostro preferito, datemi anche qualche consiglio sui prossimi acquisti. E aspetto come sempre i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!